a tutti patafans, qui è Mr. Patrack 217. Come avete letto dal titolo, in questo video andremo ad analizzare i 5 stereotipi di pilota, oltre a quello normale che corre proprio per dare spettacolo, per vincere. Analizzeremo i 5 stereotipi di pilota particolari che potete trovarvi contro su Formula 1 2015. Piloti che siano odiati o che ti fanno davvero divertire. Quindi possiamo direttamente partire con il quinto, anzi il primo dei 5 stereotipi. Eh sì, il primo stereotipo di pilota che andremo ad analizzare è il pilota incazzato. Come state vedendo, è un tipo di pilota abbastanza particolare, il quale, piuttosto che cercare un sorpasso pulito, piuttosto che una guida pulita, cercherà sempre soltanto di fare azioni piuttosto pericolose sulla pista e per se stesso. Infatti, piuttosto che un bel sorpasso, ciò che lo gratifica davvero è andare contro il muro, è andare a far fumare le ruote, andare a distruggere quasi il cambio con delle scalate un pochino fuori, cioè non proprio ortodosse, mandare le ruote in fumo, come potete vedere. Questo tipo di frenate sono quello che lo soddisfa, questo tipo di uscita completamente scodinzolando, questo tipo di scalate, questo modo di prendere la curva. Lui vuole lasciare il segno di sé sulla pista, e non importa un segno positivo come un record, un bel sorpasso, appunto come ho appena detto, ma magari una bella strisciata sull'asfalto, oppure un qualcosa su un muro, o perché no, delle ammaccature sulla macchina di qualcun altro, in modo da dire: lui mi ha toccato, da farsi ricordare in questo modo, perché sì, questo è il pilota incazzato, il pilota che vuole lasciare segni di sé e non gli importa che tipo di segni, se positivi o negativi. Bene, adesso andiamo ad analizzare il prossimo tipo di pilota. Prima abbiamo analizzato il pilota incazzato, ora andremo ad analizzare il pilota sborrone. Lo sborrone è quel pilota che tende a sfidare i nervi degli altri, che piuttosto che fare un sorpasso che lui reputa noioso, tipo con il suo rettilineo, preferisce rallentare, perché per lui non è abbastanza spettacolare, appunto, e preferisce mettersi in mostra, tanto appunto da minare i nervi del rivale. Se ha la possibilità di essere vicino a una curva ma è molto più lento di un rettilineo, arriverà quasi a rallentare per umiliarlo proprio in mezzo alla curva, cercando un sorpasso difficile. Non sempre ci riesce, ma in tantissimi casi il pilota ce la fa a scapito della sua vittima, che si troverà umiliata, tra virgolette, da questo personaggio che arriverà addirittura ad aspettarlo quando sarà davanti a lui, per quasi prenderla per il culo e arrivare a dargli un'altra mazzata ai nervi. E una volta che sarà dietro di lui, ritenterà lo stesso sorpasso di prima per dargli la mazzata finale, per dimostrargli davvero che è più debole di lui. Questo è il pilota sborrone. E dopo aver analizzato anche il pilota sborrone, andiamo con il mai dritto. E sì, il mai dritto è un altro tipo di pilota, detto anche in drittatore. Allora, questo pilota è simile allo sborone, no, simile all'incazzato, ma diciamo che non è tanto pericoloso per gli altri, perché lui non cercherà di fare dei danni, ma cercherà di intraversare la macchina ogni volta che sta dentro, e se non ci riesce arriverà a inventarsi delle squadate che non esistono, come è successo adesso, perché per lui l'obiettivo non è tanto sorpassare, fare spettacolo sorpassando, ma piuttosto mettendo di traverso la macchina all'entrata di curva per poi uscire ancora più di traverso e controllarla. Ovviamente tante curve riescono con dei drift, alcune si possono riuscire con dei drift stupidi come questa qua che abbiamo appena fatto, e altre con dei drift più spettacolosi. Non sempre anche i drift riescono, infatti può capitare che sbagli, come è successo poi adesso. Questo è il pilota mai dritto. Adesso andiamo con un altro tipo di pilota.
Ed eccoci con il penultimo tipo di stereotipo di pilota, ovvero lo spazzino. Lo spazzino, come potete vedere, è un tipo di pilota molto pulito, perché lui, piuttosto che andare fuori pista con anche solo mezza macchina o andare a toccare il cordolo con sempre metà macchina, per lui è come un reato, per lui è una delusione interiore, perché il suo obiettivo è quasi pennellare ogni curva, e se arriverà lungo arriverà qua praticamente anche a fermarsi, perché lui non deve mai uscire di pista, non deve mai bloccare le ruote e non deve mai uscire in derapata, perché la sua guida deve essere perfetta senza nessun tipo di problemi. I cordoli lo conoscono a malapena, l'ABS pure, perché non entra mai in stallo. L'unica cosa che lo conosce forse sono le sterzate brusche per evitare di finire per tagliare una curva. Questo tipo di pilota è poco conosciuto, se non su qualche forum di qualche campionato. Ebbene, questo è il pilota spazzino. Ed ecco, ovvero il pilota trasgressivo. Non per il pilota, però sono quei piloti che devono sfidare quei piloti. Anche se, per esempio, devi andare nel senso da pista, allora ti vanno contro mano, perché loro sfidare la legge e la legge. Sfidare le regole significa, è come respirare, come vediamo qua, stiamo guidando sotto, con gomme slick sotto il temporale, perché anche questo ovvero andare a rischiare la vita per fare un po' di drift e fare un po' il trasgri, evitando di fare le cose in maniera, anche se mi sono passato da 30.000 piloti, 4 tricicli e 2 piatti di supredi, vieni, sei comunque soddisfatto perché stai dando spettacolo con dei drift che non ci stanno vincendo niente. E niente, insomma, detto la fine del video, ecco qua i 5 stereotipi del pilota che puoi trovare su Formula 1. Spero che vi sia piaciuto questo video, se è così indicate mi piace, commentate, un saluto a tutti e grazie per la prossima sessione. Ciao!